Tanti gol, 6, un punto ciascuno, è la Tessa Val di Sangro che anche lei può brindare al traguardo salvezza, già tagliato dagli avversari di giornata dell'Olimpia Agnonese prima della pausa pasquale. È una classica partita di fine stagione quella vista nel pomeriggio a Monte Marcone, con attacchi prolifici e difese molto poco attente. Gian Donato è privo di De Fabritis e Cordisco e conferma davanti Alterio e Pedalino. Lo squalificato Agovino ritrova Siciliano in mezzo al campo e dà spazio a Giorgi in porta. Ed il portiere viene subito chiamato in causa dalla botta di Alterio in apertura, ma è l'Olimpia a sbloccare il risultato con la bella punizione di Siciliano al 24esimo. I sangrini accusano il colpo ma si rialzano nel finale di frazione, 37esimo, imbeccata di Digno per Lescano e Giorgi si salva in corner. Un minuto ed ecco la parità, Alterio sorprende Iannitti e rifinisce per l'accorrente Pedalino che supera con un tocco da biliardo l'estremo molisano. Giorgi però ha ancora modo di mettersi in evidenza al 40esimo quando smorza la conclusione di Alterio, poi sulla linea sbroglia Pesce Rojas. Ripresa e la Tessa ha una partenza lanciata, Alterio prosegue il suo duello con Giorgi ma non ha grande successo. Ed allora gli viene in soccorso Sebastian Di Senso che all'ottavo si inventa un eurogol dei suoi, batte un angolo, scambia con Digno e disegna una splendida traiettoria, palla sotto l'incrocio. L'Agnonese si rifà sotto intorno al quarto d'ora, l'argentino Milozzi sfiora il 2-2 al 15esimo e poi lo centra al 25esimo, ma grande merito nella circostanza va ad Orlando, entrato nel primo tempo al posto di Siciliano. Partita finita? No, perché Alterio finalmente trova la via della rete risolvendo una mischia furibonda susseguente ad un calcio d'angolo poco dopo la mezz'ora. Al 35esimo giù il sipario sulla contesa, ancora Milozzi va a segno per il definitivo 3-3. In casa Tessa si fa festa per il traguardo raggiunto e col presidente Pellegrini è anche l'occasione per fare qualche riflessione sul futuro. Ma partiamo un po' con un passo indietro, che diciamo che oggi quest'anno è stato un vero miracolo. Con budget che avevamo a disposizione, a raggiungere la salvezza con una giornata di anticipo, io credo che sia come vincere un campionato. Si festeggia la salvezza, però gli sportivi di Tessa vogliono sapere anche qualcosina magari del futuro, anche su quello che sarà l'impegno di una persona come lei che ha dato tantissimo e forse dalle cui sorti dipendono poi quelle della Tessa Val di Sangro. Cosa può dire per il futuro? Ma io credo che il calcio di una città come la Tessa non può dipendere da una persona sola. Le mie disponibilità sono sempre gli stessi, però io credo che ci voglia assolutamente il coinvolgimento di tutto il paese, di tutta la città, perché per fare calcio oggi si sa quello che costa e si sa pure queste sofferenze per arrivare a fine campionato. Io credo che se la città lo vuole, io sono disponibile, però non che lo possa volere solo io, lo deve volere tutta la città, perché da solo non vado più a nessuna parte.